illustre delle cerimonie commemorative per l'autonomia valdostana e lo statuto speciale è Lord Alderice, presidente del Parlamento dell'Irlanda del Nord. Oggi si è incontrato con i giornalisti ai quali ha detto che tra il suo popolo e quello valdostano ci sono molte affinità perché abbiamo la possibilità di autogovernarci e prendere decisioni nell'interesse della nostra gente. I particolari. La visita del presidente dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord, Lord Alderice, ha caratterizzato la prima parte della giornata dedicata alle cerimonie commemorative del 56esimo anniversario dell'autonomia valdostana e dei 54 anni di vita dello Statuto Speciale. A ricevere Lord Alderice sono stati il presidente del Consiglio Valle, Robert Louvain, i capigruppo consigliari, il presidente della Giunta di Novi Ren, il parlamentare valdostano Ivo Collè e l'europarlamentare Luciano Caveri. Si sono intrattenuti mezz'ora nella sala delle commissioni del Consiglio regionale per un cordiale scambio di opinioni dei rispettivi paesi. Quindi Lord Alderice ha incontrato i giornalisti, presidente del primo Parlamento del Nord Irlanda, membro della Camera dei Lord dal 95, Lord Alderice è un personaggio di spicco della politica del suo paese, è stato leader per 11 anni del Partito dell'Alleanza, l'unico che può contare sull'appoggio di protestanti e cattolici e a 4 anni dall'accordo del Venerdì Santo giudica la situazione del suo paese, dilaniata da 30 anni di guerra civile tra cattolici e protestanti, incoraggiante. Oggi nel Parlamento ha detto il potere è condiviso e questa condivisione raggiunge a tutti i livelli, anche di governo, tuttavia ci sono ancora delle difficoltà da superare e siamo ancora lontani da una effettiva integrazione tra cattolici e protestanti. Lord Alderice ha detto che c'è speranza per il futuro del Nord Irlanda e ha detto di guardare alla Valle d'Aosta come una terra affine alla sua, perché ci possiamo autogovernare e decidere nell'interesse delle nostre genti. E da pochi minuti è iniziata nel Salone delle Manifestazioni di Palazzo Regionale la cerimonia di celebrazione del 56esimo anniversario dell'autonomia e del 54esimo anniversario dello Statuto Speciale. Vediamo. Depuis quelques instants, la cérémonie de célébration du 56e anniversaire de l'autonomie et du 54e anniversaire du statut spécial a commencé. Cette célébration a lieu dans la salle des manifestations du Palais régional où, pour l'occasion, se sont réunies plusieurs autorités politiques et institutionnelles ainsi que de nombreux citoyens. Une commémoration importante afin de ne pas oublier les racines du peuple valdôtain, sa culture particulière, sa richesse linguistique, ses traditions profondément ancrées. Parmi les rapporteurs, on trouve également un invité d'exception. Il s'agit du président de l'Assemblée de l'Irlande du Nord. La continuation de la cérémonie aura lieu dans la cathédrale d'Aost avec une exhibition de l'orchestre de la Fondation de l'Institut musical de la Vallée d'Aost et du chœur de la chapelle de Saint-Graf.